Gentili telespettatori, buona giornata. E dove sono andati i politici oggi, primo maggio, festa del lavoro? Potevano anche tranquillamente stare a casa, non è che dovevano andare per forza da qualche parte, però. Eh, primo maggio di governo per Giorgia Meloni. Il primo maggio la Meloni ha deciso di fare un consiglio dei ministri, anche perché, visto che questa è una festa di proprietà della sinistra come il 25 aprile se fosse andata a qualche commemorazione magari l'avrebbero anche fischiata voi direte perché perché sì perché di destra punto e basta dice cosa c'entra col lavoro niente ma l'avrebbero contestata lo stesso così 11 alle, alle 11 di mattina del, del primo di maggio la meloni è al lavoro coi ministri anche per dare l'esempio, e su quello non si è mai capito l'esempio a chi e a che cosa. La Russa non è andata a Praga, questa volta è andato in Sicilia per deporre una corona di fiori ai piedi della stella in memoria dei caduti sul lavoro a Paternò, in provincia di Catania, la sua città di origine. Fra le iniziative di Palazzo Madama c'è anche una pagina web speciale con link sull'Om del Senato per celebrare il primo maggio attraverso immagini e parole che ripercorrono le tappe del dibattito che si svolse in assemblea costituente quando vennero formulati gli articoli della carta in materia di lavoro. Mattarella lancia l'allarme sul precariato proprio mentre il governo eh, aumenta il precariato, quindi ha invece anticipato l'appuntamento con la festa dei lavoratori visitando sabato il distretto della meccatronica, di Reggio Emilia, da dove ha lanciato l'allarme contro il precariato e il lavoro. Povero. Schlein va a portella della ginestra, campagna elettorale per le amministrative. Bene, ehm, la segretaria impegnata in una serie di comizi in Sicilia, Ragusa Siracusa, Catania, ha lanciato un duro attacco al decreto sul lavoro che sarà varato dal Consiglio dei Ministri proprio oggi. Dice che quel decreto è una provocazione insopportabile, ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla precarietà. Dice la compagna segretaria che il primo maggio dice abbiamo fatto la scelta di essere a portella della ginestra per ricordare la barba delle lavoratrici e dei lavoratori che lottavano per i loro diritti. Il programma prevede corteo e deposizione di una corona di fiori al sasso barbato che fu luogo della strage. Anche per il presidente 5 Stelle Conte, sono giorni di tour elettorale. Per il primo maggio, dice il presidente dei 5 Stelle, la Meloni ha organizzato una sceneggiata che costerà caro ai lavoratori già poveri e sottopagati. Salvini va a Brescia. Comizio alle 18 per sostenere il candidato sindaco Fabio Rolfi all'evento e annuncia la presenza anche degli altri ministri del partito, Giancarlo Giorgetti, Calderoli, Valditara, Locatelli. Fare cose per... Alle 21 Salvini a Grumello del Monte in provincia di Bergamo, a Berghem, alla festa della Lega, mentre i sindacati hanno fatto il loro concertone. Eh, di Piazza San Giovanni a Roma, 9 ore di musica con una cinquantina di artisti, in mattinata manifestazioni in molte città italiane, quella nazionale di CGL Cisle Will in programma a Potenza dalle 10, in Piazza Mario Pagano alle 12 sul palco intervengono i segretari generali Pierpaolo Bombardieri del sindacato Will. Luigi Sbarra del sindacato CISL e Maurizio Landini del sindacato CGIL. Bene, ehm, insomma, credo che con oggi siano finite le feste di proprietà della sinistra. Ora andiamo tranquilli: a maggio non c'è nessuna festa di proprietà della sinistra. Quanto costa avere un figlio? Da un, da un sondaggio emerge che le coppie vorrebbero avere un'entrata mensile tra i 500 e i 1000 euro al mese. Eh? In che senso? Non servono meccanismi fiscali per fare un figlio, le, co le coppie vorrebbero avere un'entrata mensile tra i 500 e i 1000 euro al mese, secondo il reddito, almeno fino al termine della scuola primaria del bambino. Ah, vorrebbero in più tra i 500 e i 1000 euro al mese per un figlio. E quanto emerge da un sondaggio sottoposto a 425 persone, 270 donne e 155 coppie durante consulenze cliniche da gennaio ad oggi. Si parlava di bonus, detassazione, rafforzamento dei sostegni sociali, libri, asili, congedi parentali, non paternali, parentali. Un contributo di 500.000 euro a figlio. Sì, vabbè. Siamo qua a capire come uscire dal lavoro povero, che la politica non vuole uscirne, e parliamo di 500.000 euro a figlio. Ma dai, su, bisogna essere anche realisti. Stiamo pagando delle pensioni da 500 euro e la proposta è 500.000 euro a figlio? Nei sogni. Nei sogni. Ecco. Secondo il sondaggio i bonus sono insufficienti, è insufficiente la detassazione. Il contributo di 500 mila euro a figlio è invece un 100% dei consensi. È ovvio. Se tu in un sondaggio dici: Voi se per un figlio vorreste 500 mila euro al mese?, è matematico che il 100% dei quelli del sondaggio vi dicano che sì. Ovvio! Telefonato! Eh. E come dire, vuoi che ti do 5.000 euro oggi? Che ne pensi? Sei d'accordo o no? È ovvio che il 100% dice sono d'accordo. Che cavolo di domanda è? Comunque. Ma naturalmente quello che emerge è che senza un sostegno economico con gli stipendi da fame non è che si può pensare di di fare un figlio o due o tre è eh, impensabile tre ma eh, ci sono coppie che dicono eh, non possiamo permettercelo attenzione vi ricordo che ogni anno ci sono 300.000 nascite ma attenzione ci sono 800.000 decessi Mancano 500.000 persone all'anno. Eh sì, tra pochi decenni non ci saranno più italiani. Si perderà, dicono quel meraviglioso popolo che da oltre 2.000 anni è un faro di civiltà, cultura e progresso per l'umanità. Qui non si tratta di, evoca di evocare complottisticamente sostituzioni etiche, ma etniche, ma è evidente che stiamo scomparendo. <coughs> Dice eh, Giorlandino, Claudio Giorlandino, che è un ginecologo e presidente della Società di Diagnosi Parentale e Medicina Materno Fetale. Stiamo scomparendo. Arrivederci a tutti e grazie.